to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Amiche ed amici di Rete 8 Sport, bentornati in Gradinata, il classico appuntamento del sabato sera su Rete 8 Sport. Vi ricordo sempre le repliche della domenica, quindi il giorno successivo. Oggi siamo all'interno della sala polifunzionale del comune di Penna Sant'Andrea perché c'è un evento importantissimo. La startup Ape Regina presenta prodotto innovativo, un prodotto totalmente naturale, e i testimonial di oggi sono i medagliati, i campioni dell'Italia sportiva, tantissimi protagonisti, naturalmente folta rappresentanza anche istituzionale, e noi con la nostra Maria Carannante seguiremo la giornata Ape Regina qui a Penna Sant'Andrea. Rimanete con noi, incollate sulla vostra poltrona, buttate via il telecomando perché ci sarà davvero da divertirsi. I believe we can keep the promise of our founding. The idea that if you're willing to work hard, it doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic or Asian, or Native American, or young or old, or rich or poor, able, disabled, gay or straight. You can make it. Con Giampaolo Calvarese per una mattinata interessante, e in più abbiamo scoperto che non c'è solo il pallone che rotola come passione di Giampaolo, ma prima del pallone c'è stato altro. Assolutamente sì, io quando ero piccolo, avete visto le foto, mi divertivo con mio padre a andare a scovare gli alveari in campagna, le api, gli sciami in realtà tecnicamente, e poi mi divertivo non a fare il miele o il polline, ma la pappa reale, perché aveva delle caratteristiche incredibili, cioè un'ape prendeva pappa reale e diventava il triplo di un'ape normale. Questa cosa da 7-8 anni mi aveva intrigato, e allora da lì non vedevo l'ora di andare con mio padre per cercare di creare proprio nuove soluzioni per poter ottimizzare un processo che era quello della produzione pappa reale. Naturalmente qui sul parterre ci sono tanti attori di tantissime discipline, e questo sta a dimostrare che questo prodotto naturalmente naturale, perdonami il gioco di parole,
è utile per tutti, non ha distinzione appunto né di disciplina né a livello di età e soprattutto a livello di sesso. Assolutamente, noi abbiamo fatto una sperimentazione sia per quello che riguarda la forza, sia la resistenza, l'endurance, l'esplosività. Chiaramente cambiano i dosaggi, cambia il prodotto, ma la base è sempre a pappa reale. Un prodotto dalle grandissime proprietà energetiche grazie ai suoi componenti più attivi. Hai detto bene, siamo contenti di poter testimoniare un po' tutti gli sport che abbiamo provato a testare. In realtà ti devo dire che abbiamo avuto dei risultati sorprendenti, ma in maniera naturale. Questo ci dà grandissima soddisfazione, perché credo che seguire un percorso che poi vada a rispecchiare quello che è la grandezza del nostro posto, della nostra regione, che è l'Abruzzo, è un po' quello che ci eravamo prefissati all'inizio. Una regione verde con dei parchi nazionali, siamo all'interno qui di una riserva, come vedi, e quindi volevamo un po' veicolare quello che era un po' il nostro vero territorio. Benissimo, allora triplice fischio con Giampaolo Calvarese, che naturalmente liberiamo. Noi rimaniamo all'interno della sala polifunzionale qui di Penna Sant'Andrea, perché ci sono tantissimi campioni e noi naturalmente vogliamo sfruttare il momento. Ci vediamo più tardi. Con Daniela Masseroni in questa giornata molto importante, tra l'altro hai lanciato un messaggio veramente significativo ai ragazzi che ti stanno seguendo e stanno seguendo gli altri campioni. Sì, il messaggio arriva ovviamente dalla mia esperienza sportiva, che è stata la mia vita per 20 anni, e anche se oggi ho un altro ruolo, perché sono assunta all'interno del gruppo Bosch per seguire il progetto Allenarsi per il Futuro, non solo come testimonial sportiva ma anche come organizzatrice, è stata un'esperienza che mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato a stare all'interno di un gruppo, mi ha insegnato a scoprire quei valori che io adesso trasporto all'interno del mondo lavorativo e non solo. Mi hanno chiesto che cosa ha significato la medaglia d'argento alle Olimpiadi. All'inizio non sapevo che cosa significasse quella medaglia. Col passare del tempo mi sono resa conto che è stata una presa di consapevolezza delle mie capacità che mi ha dato la forza di pormi sempre degli obiettivi nuovi. Per quello io parlo di flessibilità, non solo come dote fisica richiesta per il mio sport, ma come capacità di adattamento alle varie situazioni della vita. E quella di oggi, cioè la giornata di oggi, l'inaugurazione di questa startup, è l'esempio di come uno sportivo, grazie a ciò che impara sul campo, si possa rimettere in gioco in un contesto differente. La metafora dello sport che trasmettiamo ai ragazzi, che quello che imparano a scuola lo devono poi applicare sia a livello tecnico che a livello di competenze trasversali nella vita quotidiana. Possiamo lanciare anche un altro tipo di messaggio, perché naturalmente la tua disciplina, oltre ad aver bisogno di una forma atletica e fisica importante, sottintende anche una buona presenza a livello estetico. E allora quanto è importante alimentarsi nel modo giusto?
È fondamentale perché l'allenamento fisico è ovviamente condizionato dal modo in cui noi ci alimentiamo, per cui ci vuole un'educazione alla base che faccia comprendere anche il fatto che a volte bisogna privarsi di alcuni nutrimenti e prediligerne altri, ma questo al fine di far star meglio il nostro fisico, laddove tutto ciò che deriva dalla natura ci può aiutare a reintegrare quello che con l'allenamento ovviamente andiamo a perdere. Perfetto, grazie alla pluricampionessa Daniela Masseroni, tante medaglie d'oro, d'argento, ma davvero una carriera importantissima malgrado la giovanissima età. Noi continuiamo all'interno della sala polifunzionale ad incontrare i tantissimi campioni che ci stanno davvero facendo compagnia e ci stanno lanciando messaggi importanti. Ci vediamo più tardi. Delle sere chiuso per la serie, culto della serie, chiudo e siamo assieme, punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi. E sono tempi pazzi, fricchettoni con i piedi scalzi, che diventano ferventi nazi. Fanno il G8 nei bar, col biscotto e il cherry muffin. Sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti, Eddie Murphy. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17, sognando corpi che avvolgo come uno stop di cassette. Ora che mi fido di te come di chi fa autostop in mano, come Mariele Ventre, che mi faccia star bene sempre. Con le mani sporche fra le macchie nere, ma la sole scopre come fanno le streghe. Devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare bene. Soffia nella gola con le guance piene e disegna smorfie sulle facce serie. Devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare. Siamo con Marco Mordente che, come diceva Giampaolo Calvarese, forse si è nutrito di pappa reale quando era piccolino. No, diciamo di mazzarelle di virtù. La pappa reale non la conosceva ancora. Che posso dirti? Scorrerà sempre nelle mie vene il sangue abruzzese, quindi non posso che ringraziare questa terra che mi ha dato tantissimo dal punto di vista non solo la mia famiglia ma i valori, i tanti valori che appartengono a questo territorio. E io dico sempre di essere abruzzese e fiero anche quando mi sono ritrovato in giro per il mondo e quando mi chiedono dell'Abruzzo, e io dico sì, vengo dall'Abruzzo, e tutti dicono ma è una terra bellissima, gente semplice, umile, disponibile. E per me è stata una cosa importantissima, come l'umiltà è stata alla base di tutto quello che ho costruito. Da teramano, da ex capitano della nazionale italiana e quindi da abruzzese forte e gentile, quanto è servita questa caratteristica per fare il capitano della nazionale, soprattutto nei momenti in cui non arrivavano le vittorie sperate? Soprattutto forte, direi, perché se non avessi avuto la determinazione non ci sarei arrivato. Poi probabilmente diventare capitano è stata la ciliegina sulla torta, probabilmente quello che sono riuscito a seminare prima. E ripeto sempre che forte e gentile è stato alla base di tutto. Benissimo, allora grazie a Marco Mordente che naturalmente rimarrà qui, credo, nel periodo pasquale, anche perché torneranno le mazzarelle, il periodo è quello, quindi credo che intanto Marco c'è bisogno di, come posso dire, dare il là ad altro, perché è importante tenersi in forma, ma ogni tanto dobbiamo pensare anche al palato, ai sapori e a tutto il resto. Ci vediamo più tardi con altri campioni. Al termine, ingresso in gara per la semerale, nell'asta, Sabattini in progressione, a molla, una tenace Elisa Palmero, poi Flora Ferrari, Sabattini,
Palmero, Ferrari, sembra perdere il contatto Giulia Giorgi. Va via, nettamente, gran bella dimostrazione di forza di Gaia Sabatini. Che cambia ritmo, decisa e se ne va. Bella prova anche per Lisa Palmero. Comunque là dietro controlla Gaia Sabatini. E vince con Gaia Sabatini, che è stata una di quelle più applaudite, lo possiamo dire, un po' per appartenenza e un po' perché essendo giovanissima hai stimolato i ragazzi che sono qui ad ascoltare te e tutti gli altri campioni. Sì, infatti, vabbè, ovviamente io sono del territorio, quindi mi hanno, diciamo, applaudito un po' di più, però comunque sia sono molto felice di essere qui, di far parte di questo gruppo, perché sono delle persone splendide, mi hanno dato un'opportunità fantastica e sono felicissima perché sono veramente delle persone eccezionali. Qual è il messaggio più importante che Gaia Sabatini può lanciare ai giovani? Perché naturalmente c'è bisogno anche di staccare un po' da quello che la società attuale riserva loro, tanti pericoli, e allora lo sport può essere un trampolino di lancio per intraprendere una vita migliore. Sì, sì, secondo me lo sport è, diciamo, la metafora dei valori della vita. Infatti io mi rendo conto ogni volta che riesco a maturare, soprattutto grazie allo sport, grazie alle esperienze che faccio per lo sport. Quindi io darei un consiglio ai giovani, cioè di praticare sport, perché lo sport è molto importante, soprattutto in età giovanile, e questo appunto è il mio consiglio, è di non tralasciare nemmeno lo studio, perché anche lo studio è molto importante, quindi di andare a braccetto, sport e studio. Oggi naturalmente si parla anche di sana alimentazione e giusta alimentazione, ma come fa una teramana a gestire quello che poi la mamma e il papà fanno trovare sulla tavola? Perché immagino che sia dura. Sì, è difficilissimo, però io ovviamente dopo un certo livello si deve curare anche quella, perché è molto importante l'alimentazione. Infatti io vado da un nutrizionista. E, è difficile gestirla, perché ovviamente tutti i cibi abruzzesi buonissimi, tra l'altro, che adoro, però comunque si fanno anche questi sacrifici. Se vuoi essere uno sportivo devi fare questi sacrifici, non uscire magari la sera, non andare sempre in discoteca come fanno i tuoi amici, mangiare bene, è anche questa la vita di uno sportivo, e sinceramente non mi pesa perché a me piace farlo. Benissimo, allora grazie a Gaia Sabatini, che lasciamo libera. Noi attendiamo altri ospiti, naturalmente altri campioni. Gradinata quest'oggi è a Penna Sant'Andrea, all'interno della sala polifunzionale, per fare domande interessantissime a tutti i medagliati che sono qui. Con il padrone di casa, il sindaco di Penna Sant'Andrea, Severino Serrani, per un evento importantissimo, non solo sotto l'aspetto sportivo, ma credo che dal parterre stiano partendo messaggi importanti sull'alimentazione e su una corretta vita. Sì, oggi è un cocktail importante, come giustamente ha detto lei, perché oggi c'è un connubio tra l'alimentazione, lo sport e il rilancio di un territorio che è stato ferito dal terremoto. Purtroppo le ferite sono ancora in atto, ma queste sono le azioni che dobbiamo intraprendere per ripartire con forza. Le zone interne, spesso e volentieri, a prescindere dal terremoto, sono quelle un po' più bersagliate a livello economico, ma anche a livello sociale. E allora è giusto ripartire dalle peculiarità del territorio per rilanciare queste zone, o ci sarebbe bisogno di altro? Spesso e volentieri si parla di indotto economico, può essere questo il vero indotto economico? Sì, anche se qui diciamo siamo in una zona interna, ma è una zona interna che si è saputo rigenerare, perché Penna Sant'Andrea è vero che fino agli anni 70-60 era un paese prettamente agricolo, poi con il boom economico è riuscito a trasformarsi in una realtà commerciale importante, perché il nostro territorio va da un'altitudine di 600 metri fino ai 150 metri in pianura, e lì in pianura, con un paese che si è creato in pratica nuovo, che è una frazione di Penna Sant'Andrea, Valvomano, si è creata una località commerciale importante, uno snodo viario importantissimo per tutto l'Abruzzo, e questo ci ha permesso di tenere con il tempo. Nel tempo adesso dobbiamo comunque conservare, e questo lo stiamo facendo, la nostra storia, le nostre tradizioni, il nostro folklore nella parte più alta, ed è per questo che oggi siamo qui in questa sala, che è anche la sede della riserva, perché Penna è una riserva riconosciuta
a livello regionale, e questa startup deve permettere anche di valorizzare sempre di più la riserva, che ha bisogno di flussi turistici sempre più importanti. Il presidente della provincia di Taranto, Renzo Di Sabatino, ancora un avvenimento importante, spesso e volentieri organizzato dalle zone interne, da quei comuni che forse un attimino si sentono bersagliati da tante situazioni, che però non mollano. No, non mollano, e hanno anche la capacità di inventarsi situazioni. Ovviamente c'è bisogno però dell'aiuto delle persone, dei privati, dei cittadini. Questa proposta di start-up è una ottima proposta, soprattutto se poi viene in una zona interna come quella di Penna Sant'Andrea, è ancora ha un valore doppio. Il fatto legato all'alimentazione e alla nutrizione è importante e da sottolineare, perché porta avanti, appunto, evidenzia le peculiarità della natura, dell'ambiente e dell'aria pulita che noi abbiamo, oppure la zona interna ha bisogno anche di altro, di qualcosa di più corposo e tangibile? Nelle zone interne noi abbiamo bisogno di portare strutture e infrastrutture per permettere a queste attività di non solo nascere ma poter continuare a vivere. Perché il problema spesso delle start-up è quello di nascere, avere un grande entusiasmo all'inizio, ma poi finire per una serie di situazioni anche oggettive, e questo è molto importante. La seconda questione, altrettanto importante, è che alimentazione, aria aperta, salute, significa anche non solo vivere meglio e vivere più a lungo, ma significa anche, io lo dico, diciamo, da persona delle istituzioni, spendere anche molto meno in sanità, e quindi dare la possibilità, diciamo, di liberare anche ulteriori risorse. Una curiosità mia personale, ma se vuole poi cancelliamo le immagini: c'è un'attività sportiva che più piace al presidente della provincia, oppure le discipline qui rappresentate non prendono, ecco, i favori del pronostico? No, ma a me lo sport è sempre piaciuto, anche perché ho fatto sempre sport. Fino a 30 anni ho anche fatto attività agonistica, dilettantistica, ma agonistica. Da un po' ho scoperto, diciamo, la montagna e quindi il trekking, che francamente fa davvero molto bene alla salute. E ci aiuta a conoscere i bei territori che ci circondano. Assolutamente sì, l'Abruzzo è una meraviglia, mi permetto di dire, ma non perché sono presente la provincia, penso che le nostre montagne siano le più belle in Abruzzo, tant'è che con i miei colleghi delle altre province dico sempre loro che loro hanno colline e noi montagne. E allora, grazie al presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, noi naturalmente continuiamo il nostro viaggio qui alla sala polifunzionale di Penna Sant'Andrea per conoscere altri protagonisti dello sport. Ci vediamo più tardi. Dopo il sindaco di Penna Sant'Andrea e il presidente della provincia, siamo con Paolo Gatti, in rappresentanza della regione Abruzzo. Dicevamo prima, il territorio naturalmente il colpito, soprattutto le zone interne, e c'è bisogno non solo di queste iniziative ma naturalmente anche la presenza delle istituzioni per dare il là a un rilancio di cui queste zone hanno bisogno. Mi sembra quello di oggi uno dei tanti segnali di cui abbiamo bisogno, il segnale start-up, quindi iniziative imprenditoriali che vengono ad insediarsi in particolare in provincia di Teramo, in questo caso a Penna Sant'Andrea, su territori, come è noto, colpiti. C'è quindi un segnale di fiducia, di speranza, poi c'è anche una concretezza. E il tutto è accompagnato anche dalle partnership importanti, a cominciare da quella con la Bosch. E poi mi piace questo fatto di coinvolgere i ragazzi, farli stare insieme ai campioni dello sport che raccontano la loro esperienza, il loro esempio. Credo che sia molto formativo e istruttivo anche per i ragazzi. Diciamocela tutta, essendoci molte difficoltà sotto l'aspetto economico, possono essere queste le iniziative giuste, non voglio dire a costo zero, però ecco, stimolare i ragazzi a condurre una vita diversa, una vita naturalmente incentrata sullo sport e sulla salute e sulla corretta alimentazione anche. Direi assolutamente sì, ripeto, l'esempio degli sportivi che raccontano che con fatica, sacrificio, allenamento, voglia, resistenza, resilienza, come si dice adesso, si possono raggiungere grandi obiettivi, credo che sia un esempio molto importante ai nostri ragazzi per dare loro fiducia, per dare loro speranza, per farli credere in loro stessi, per non farli, come posso dire, appiattire su un presente che, insomma, qualche volta ci lascia un po' disorientati. Quindi sembra un'iniziativa meritata
territorio a 360 gradi e speriamo che possa essere di esempio anche per tante altre iniziative che possano arricchire il nostro territorio di economia e di lavoro. Paolo Gatti, come siamo messi però sotto l'aspetto strutturale in Regione Abruzzo? Abbiamo la possibilità di far crescere questi ragazzi a 360 gradi su tutte le attività oppure manchiamo in qualcosa? Ma insomma, adesso sarebbe semplice per me fare polemica politica, insomma, il sistema regione è fermo da molti mesi, probabilmente rivoteremo in ottobre, ritengo che negli ultimi periodi sia stata una grande trascuratezza su tanti settori, ma in particolare sul campo dell'istruzione, ma questo vale anche per il livello nazionale. Se non si capisce che si deve ricominciare dalla scuola, dal sistema di istruzione e formazione, per tirar fuori i nostri talenti, per tirar fuori i talenti dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, io credo che ci attardiamo sulla quotidianità e non facciamo un discorso di lungo respiro. L'Italia, secondo me, per ripartire deve ricominciare dalle fondamenta, dal sistema scolastico, che deve riuscire a produrre, a tirar fuori ai nostri ragazzi i talenti, la voglia, l'entusiasmo per un nuovo rinascimento italiano. È un percorso che richiede anni e quindi spesso i cicli elettorali impediscono di fare percorsi di questo genere, che però sono tanto necessari. Eccoci, allora noi adesso tra un'intervista e un'altra ci prendiamo un attimino di pausa e lasciamo i microfoni e la nostra Maria Carannante a Barbara Passerini, che ha con sé protagonisti per il mondo della cultura e del teatro in particolare, perché lo sapete ormai da qualche settimana Gradinata si ferma per circa 10 minuti per dare spazio alla cultura, che è sempre importante anche in ambito sportivo. Bisogna prendersi la giusta pausa per imparare qualcosa da altre discipline. Ci vediamo più tardi. Buonasera e benvenuti a un altro dei nostri incontri sulla scena, le chiacchierate informali con i protagonisti degli spettacoli di ACS Abruzzo Spettacolo in giro per i teatri abruzzesi. Oggi siamo da Tessa, questo bel teatro, e siamo qui in attesa di un comico fatto di sangue. Ce l'ho qui accanto a me, il comico fatto di sangue. Alessandro, benvenuti. Attore, regista, cinema, teatro, chi più ne ha più ne metta. E questo lavoro che parla di famiglia? Sì, è una storia familiare che ha una durata di 12 anni. Comincia nel 2000 e in 5 capitoli arriva al 2015. È uno spettacolo dunque che parla di rapporti tra marito e moglie, tra genitori e figli e soprattutto tra umani e bestie. Ed è quando appunto appare in famiglia un tenero cucciolo d'animale che le cose cominciano a cambiare, diciamo. E quindi è un'analisi molto divertita, anche tosta in qualche modo, di quello che accade insomma in una famiglia quando tra l'amore di un uomo o di una donna con figlie si intromette, diciamo, una bestiolina. È un punto di vista curioso. Io amo molto gli animali, avevamo due cani, adesso ce ne abbiamo uno solo, un bastardo, dei pappagallini, insomma, diciamo, delle figlie che adorano, mia moglie che è molto brava ad accudirli e anche a insegnare loro come comportarsi nel dovuto modo, insomma gli dedica del tempo. E quindi, come sempre succede, si finisce per parlare di cose che conosciamo e che però, essendo appunto rappresentanti della gente, finiscono per rappresentare tanta altra gente, insomma, ecco. Quindi, in poche parole, naturalmente lo spettacolo è uno spettacolo particolare perché ha un andamento particolare con colpo di scena finale. Per adesso mi ha dato tantissima soddisfazione, adesso vediamo stasera cosa succede qua. Va bene, faccio un ingresso informale perché è la prima volta che vengo ad Atessa, non vi conosco, quindi mi piace presentarmi così, poi dopo vi faccio lo spettacolo, questo lo posso garantire. Allora, ho ricevuto un sacco di gentilezze oggi per il paese, tutte le persone che ho incontrato mi hanno offerto cose, insomma, ho visto posti, bello, insomma, non è stata una giornata brutta, è stata una giornata bella e quindi vorrei che anche lo spettacolo andasse bene, insomma, ecco, questo sì.
Allora io vi chiedo una gentilezza per un'ora e un quarto di dimenticare completamente che siete possessori di telefoni cellulari. Ormai è diventata una battaglia per noi qua sopra, perché voi siete furbissimi. Avete capito come si fa a silenziare, no? Però ancora non avete capito bene il potere devastante che ha il display di un telefono. Non è tanto il suono, perché quello ormai... Oddio, qualcuno ogni tanto risponde anche e dice sono a teatro. Stanno benvenuti. E ci ha abituato a personaggi particolari. Ho un ricordo indelebile di Ivo il Tardivo, che è un, insomma, penso un pezzo veramente di storia del cinema, con una lettura molto particolare, perché tu usi, diciamo, occuparti anche delle differenze, no? Dell'integrazione. Nella tua carriera, quindi, come si è sviluppato questo processo? Ma io non sono consolatorio, no? Non credo che chi fa questo nostro mestiere debba essere consolatorio. C'è la Chiesa per consolare, ci sono i partiti, c'è un sacco di come se andassero bene potrebbero essere consolatori, però diciamo che ci sono altri modi per consolarsi, no? Io ritengo doveroso provocare il pubblico in maniera dolce, ferma, intelligente, rischiosa anche un po', perché il nostro mestiere è un mestiere principalmente fatto anche di rischio. Il fatto di andare là sopra e di essere estremamente gradevole mi ricorda tanto la melassa, insomma. Poi il comico sì, è gradevole perché ti fa ridere, però il comico racconta sempre il dramma della vita, perché la vita è un dramma, c'è poco da fare, lo racconta attraverso un linguaggio che in qualche modo deve essere più analitico che consolatorio, deve essere più provocante, provocatorio che consolatorio. E quindi io mi espongo tutte le sere a dei rischi che, insomma, sono abbastanza calcolati, ma comunque sono dei rischi, e quindi affronto sempre delle tematiche che in qualche modo, insomma, tengano un attimo lo spettatore in punta di sedia, che non lo facciano rilassare troppo, perché non mi sembra corretto. Poi io credo molto anche così in una forma di teatro che in qualche modo sorprende, nel senso che ti fa una sorpresa. Tu vedi uno, ti aspetti da lui una certa cosa e lui invece ti piglia in contropiede perché te ne dà un'altra. Ora, il segreto è non spostare troppo questa aspettativa, non deluderla. Ma quando tu, voglio dire, un po' la deludi, ma per dare al pubblico qualcosa, secondo me, di più, poi il pubblico è anche più contento. Però in tutto questo c'è sempre qualcuno che ovviamente si aspettava un'altra cosa, e quindi è un gioco di rischio. Io mi sono mosso nella mia carriera sempre senza mai accontentare il pubblico, perché poi quelli che accontentano il pubblico durano molto poco, perché è il pubblico a decidere del loro destino. Se tu lo abitui a fare quello che lui vuole, poi un bel giorno ti rifiuti di farlo, lui ti rifiuta e te muori male. Io mi ricordo una frase molto triste di un mio carissimo amico, un grande maestro, che era Paolo Poli, il quale diceva: ecco, io sì, sono un uomo di successo, senza dubbio, però io, se mi muovo da quello che il pubblico vuole da me, il pubblico mi tradisce. E lo diceva con molta amarezza, ed essendo un uomo intelligente, molto intelligente, faceva ancora più dolore sentire e capire che tutta la sua intelligenza non gli era servita per essere un po' più libero come espressività artistica. Lui che poi è stato un'icona, lui che è stato uno scomunicato dalla Chiesa, uno che, insomma, ha fatto, cacciato dalla Rai perché era gay, ha fatto delle robe bellissime. Ecco, a 70-80 anni sentire uno che ti dice: io non mi posso permettere di fare una cosa diversa dai miei spettacolini, insomma, era una cosa molto triste. Dico lui, ma potrei citare decine e decine, per non dire centinaia, di altri artisti che sono morti
perché si sono fatti condurre dal pubblico nella loro carriera. Ecco, io se devo morire preferisco morire in qualche maniera un po' più eroica. Noi chiudiamo normalmente queste chiacchierate invitando il pubblico a frequentare questo luogo così particolare, ricco di suggestioni, anche di riflessioni, di risate, ma qualche volta di lacrime, anche di delusioni a volte. Di sentimenti. Esatto, diciamo. Esatto. Vogliamo farlo questo invito? No, ma cioè, ognuno di voi, cioè chi abita in un paese dove c'è un teatro, dovrebbe considerare che ha una stanza in più della propria casa, perché il teatro è un salotto in più, è un luogo in più. Non è di nessuno il teatro è di chi c'entra, è del pubblico, insomma. Noi siamo soltanto quelli che vi invitano a venire, ma poi non è casa nostra, cioè lo diventa, voglio dire, noi siamo ospiti più o meno graditi, spero gradito io, però ecco, è casa vostra, quindi dovete difendere un luogo che comunque parla della vostra identità. Tutto lì, diceva una volta Ciampi, ci ricevette lì in Quirinale, si dice lo stato di civiltà di una nazione lo si capisce dalla quantità dei teatri aperti che questa nazione ha. Insomma, ecco, se ci ricordiamo che il teatro nell'antichità è stato il luogo deputato del dibattito, della democrazia, dello scambio di esperienza, di opinioni, eccetera, eccetera, per il popolo, dico, allora si capisce quanto sia grande e importante la funzione del teatro e quanto sia doveroso per le persone che abitano in un paese o in una città che ha dei teatri fare sì che questi teatri non vadano in crisi, ma che siano sempre più un centro, diciamo, di raccolta di idee, pensiero, dibattito, insomma, ecco. Grazie. E allora tutti a vedere Un comico fatto di sangue. Ciao. E ora, come di consueto, andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo per la prossima settimana. Abruzzo dal vivo, gli spettacoli da non perdere questa settimana. Per sabato 7 aprile, al Teatro Comunale di Orsogna alle ore 21, Io sono Misia, con Lucrezia, l'ante della Rovere. Mentre sempre sabato, al Teatro Maria Caniglia di Sulmona alle ore 21, Quel pomeriggio di un giorno da star, con Corrado Tedeschi e Brigitta Boccoli. Ricorda che scaricando l'app e mostrandola in botteghino avrai uno sconto del 20%. A Teramo si è appena conclusa la stagione di prosa 2017-2018, ma il teatro è già in fermento per la prossima. Se sei abbonato e vuoi conservare il tuo posto, corri a riservarlo al botteghino dal 9 al 14 aprile. Ti aspettiamo! Altro campionissimo, pieno di medaglie, Pino Maddaloni, hai lanciato un messaggio importante, no? Che spesso e volentieri ti capita spesso di mandare ai più piccoli,
soprattutto perché dove sei nato e dove sei cresciuto non era così facile come appena Sant'Andrea. Ma io ho una buona memoria e ricordo le difficoltà che erano date dalle strutture, erano date da una cultura non sportiva e anche dai problemi che aveva la mia gente, dalle compagnie che avevo intorno a me. Però i valori dello sport mi hanno aiutato tanto: sacrificio, rispetto nel prossimo, rispetto delle regole, e il non voler perdere. Il non voler perdere non è solo non portare a casa la medaglia, il non voler perdere vuol dire imparare a dare il massimo di te stesso. Questo è un territorio che, come dicevamo prima con i rappresentanti istituzionali, ha sofferto tantissimo per il terremoto, due nell'arco di 6-7 anni, e può essere il messaggio che tu hai lanciato, seppur diverso come origine, uno stimolo per questi ragazzi che non devono mollare, cioè non abbandonare il proprio territorio anche nel momento in cui ci sono grandissime difficoltà? Ma penso proprio di sì. Lì a Scampia abbiamo aperto una palestra dove tanti ragazzini possono venire a passare delle ore apprendendo, ecco, da un meraviglioso sport come il judo dei valori. Sì, mai arrendersi. Si può cadere, ma bisogna rialzarsi in fretta. Essere legati alle proprie origini è fondamentale. Scappare è facile, e stare qui, e ognuno alza una pietra. Più ne siamo meglio è, no? Ci sono quelle frasi fatte che però bisogna dargli attenzione. Questi ragazzini ce la possono fare, possono essere orgogliosi da dove vengono e un giorno guardarsi indietro e dire ce l'abbiamo fatta. E invece magari andare in un'altra città e fa parte dei tanti, che però poi non è la stessa cosa come essere orgogliosi di dove si è nati. E allora con Pino Maddaloni, che è davvero, no? Struttura fisica imponente eppure tantissima sensibilità, belle parole che vengono sicuramente dal cuore. Noi continuiamo il nostro giro, lo ringraziamo, in bocca al lupo a Pino Maddaloni e continuate a rimanere con noi. Carlo Molfetta, le domande più difficili forse le hanno fatti i ragazzi, perché naturalmente sono curiosi e soprattutto non hanno peli sulla lingua. Tanti bei messaggi, tanti bei segnali, perché lo sport questo deve fare. Sì, ho sempre pensato che lo sport sia la parte pulita del paese, della nostra Italia, e sono convinto che sia molto educativo, e quindi credo che noi sportivi viviamo una realtà fortunata e una realtà diversa da quello che poi è l'Italia in realtà. Poi i ragazzi naturalmente hanno conosciuto una disciplina particolare e addirittura tu hai cercato di insegnare la corretta pronuncia, la vogliamo fare ascoltare anche ai nostri amici telespettatori? Sì, allora leggi effettivamente tutte le lettere una dietro l'altra e fai un caos,
però effettivamente in italiano è taekwondo, arte di dare calci in volo e pugni. Quindi insomma una disciplina che naturalmente deve prendere piede, no? Deve crescere sotto l'aspetto del seguito, a livello di strutture, a livello appunto di organizzazione, come siamo messi? Effettivamente abbiamo un sistema federale molto, molto importante e soprattutto molto ben attrezzato. Non abbiamo bisogno di grandi strutture, noi abbiamo bisogno di una palestra e poi tutto viene da sé. E sono convinto che i nostri risultati, mi metto quando ero atleta, possano essere il motore per far sì che la gente riesca a conoscere questo sport, quindi nient'altro che questo. Benissimo, ringraziamo Carlo Molfetta, medaglia d'oro olimpica, è una delle presenze più importanti questa mattina qui a Penna Sant'Andrea. Ci vediamo più tardi con altri protagonisti. So like relax, I'm spilling these raps, long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts, when I'ma stop sending them. Women are caught in webs, spinning in hawk venom. Adrenaline shot, the penicillin could not get the ill in the stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap to cop. Millions are pop listeners. You're coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics to shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up, this is a my whistle, this is the plot. Listen up, you pistols for God's listen, does not give a fuck. Till the moon comes up, till the lights go out, till my legs give out. Music is like magic. There's a certain feeling you get when you reel and you spit, and people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you spend trying to hold on to it, 'cause you may never get it. Siamo con Mara Sant'Angelo, l'ultima sportiva, l'ultima campionessa a prendere il microfono qui alla sala polifunzionale di Penna Sant'Andrea. Il messaggio più bello forse è stato: hai vinto l'insalatiera con una compagna australiana, però il successo più bello, lo hai rimarcato, è quando indossavi la maglia azzurra. Sì, beh, sicuramente per un atleta vestire la maglia azzurra, rappresentare il proprio paese, è un onore, è una gioia immensa, soprattutto anche una grande responsabilità. Come ho raccontato ai ragazzi, per me era l'esordio, quindi all'inizio ho fatto un po' fatica a carburare, però dopo la gioia della vittoria mi ha portato, ecco, a contribuire in modo importante per poi vincere quel trofeo che grazie a Dio abbiamo vinto in tantissime altre occasioni. L'alimentazione corretta per uno sportivo è fondamentale, ma da tanta carica, tanta energia e tanta salute soprattutto. Ma indossare la maglia azzurra, perché spesso si sente dire quando si indossa la maglia azzurra scatta una molla diversa, ma quanta forza dà in percentuale? Cosa cambia appunto indossare quel tessuto di quel colore? Dicevo prima, una grande responsabilità, perché sai, il tennis è uno sport singolo, quindi quando poi giochi invece per la squadra, per il team, con il supporto del team, e senti quella carica in più e quella responsabilità di cui ti parlavo prima, ti fa in qualche modo riflettere e capire che non sei da sola, ma è un accompagnamento anche del tuo gruppo, una marcia in più. Io mi ricordo quando in quel momento importante ho vestito, dico momento importante perché era la finale, perché era il mio esordio.
ricordi, ho vestito con la maglia azzurra, cioè io pensavo al sogno da bambina di arrivare un giorno in quel momento così importante. È stato un coronamento di tanti sacrifici, di tanti momenti difficili che grazie a Dio ho avuto la forza di superare, perché non dimentichiamo che a me quando ero giovane era sempre stato detto che non avrei mai potuto giocare a tennis a livello professionistico per una grave malformazione al piede. Io con grande determinazione, andando un po' contro tutto e tutti, ho dimostrato che se vuoi veramente qualche cosa alla fine ci puoi arrivare, dipende quanto sei disposto a credere nel tuo sogno, nei tuoi obiettivi e poi in qualche modo con anche una strategia giusta. E io sul campo ho adottato un gioco estremamente aggressivo anche per poter non muovermi così tanto, insomma alla fine il trofeo l'ho portato a casa. È uno sport che si gioca in silenzio, non c'è tifo, nelle pause naturalmente e alla fine del punto. In presentazione sotto il tuo nome c'era scritto motivazione e la musica a palla di Eminem. Quanto questo vi aiuta a caricarvi nel momento in cui poi sul campo c'è il silenzio totale? Ma adesso il tennis sta diventando un po' meno rigido sotto questo punto di vista rispetto al passato. Ti prendo ad esempio, adesso in alcune competizioni anche tra un punto e l'altro, comunque tra un game e l'altro, viene sparata la musica a tutto volume, proprio quella che abbiamo sentito oggi durante la mia presentazione. È certo che rimane comunque uno sport di grande testa, che uno deve riuscire in quei piccoli momenti a focalizzare tutto, tutto quello che hai dentro per ottimizzarlo, perché i match alla fine si giocano in pochissimi punti. Il vero campione è quello che riesce a gestire questi momenti nel miglior modo possibile. Per me la parola motivazione è una chiave estremamente importante. Tra l'altro ho scritto anche un libro proprio su questo tema, sulla motivazione, per far capire quanto sia sicuramente anche un dono che ognuno di noi ha, che però se è gestito e allenato in un determinato modo puoi sicuramente acquisire anche con l'allenamento. E è questo quello che vorrei far capire, insomma, non solo ai giovani ma anche ai più grandi, che molto spesso noi ci alziamo la mattina e diciamo non ho voglia di fare una determinata cosa e lì ci mettiamo una pietra sopra. Invece proprio cercando di sviscerare quelle che sono le nostre debolezze, di vederle, possiamo invece cercare di tirar fuori da una giornata che non è partita alla grande qualche cosa di buono. Una curiosità del tutto personale, perché amo questo sport e ogni tanto se capita lo pratico anche. Perché Martina Navratilova e non Steffi Graf, che io preferisco? Martina Navratilova come idolo, perché io da bambina mi ispiravo a lei e in quel momento era lei che vinceva tutto quanto. Si sa, i bambini tendono sempre a seguire, a tifare per i giocatori, per le squadre che in quel momento vincono. Quindi Martina vinceva qualsiasi torneo, soprattutto sull'erba, che era un torneo che a me affascinava, perché non immaginavo che si potesse giocare sull'erba. Noi siamo nati con la cultura della terra, terra rossa, quindi sull'erba era qualcosa che per me era inconcepibile quando era bambina, e lei riusciva ad esprimersi molto bene. Quindi questo è il motivo per il quale ho seguito Martina, è diventata il mio idolo, che poi ho avuto la fortuna di incontrare, di conoscere e di capire che oltre a una grande campionessa è anche una grande persona con una grande umiltà. Perfetto, noi siamo davvero in chiusura e approfittiamo della presenza graditissima di Mara Sant'Angelo per gli ultimi secondi della nostra puntata di Gradinata. Naturalmente vi aspetto sabato prossimo alle 21.30 sempre su Rete 8 Sport, passione infinita. Buonanotte. Buonanotte, arrivederci.